Ciao, sono William Bisacchi e oggi vi parlerò di un argomento che avete votato in tanti, ovvero la differenza tra prodotti buoni e prodotti scarsi. Per parlare di questo, ho pensato di raccontarvi le storie di due miei clienti alle quali ho cambiato nome per questioni di privacy e per le quali non farò il nome del fornitore che ha eseguito i lavori perché non mi sembra giusto e anche perché il fornitore non è presente. Quindi i fatti mi piace raccontarli. Chi ha fatto lavoro neanche sotto tortura, perché non è corretto. La prima storia è quella di Chiara. Chiara ci ha chiamato tramite il suo architetto per fare delle nuove porte finestre. Quando sono andato a fare il sopralluogo ho visto dei lavori che erano già stati fatti, ma fin qui niente, niente di che. Passo un paio di settimane, gli faccio il preventivo, ci rivediamo in sala mostra e Chiara era molto molto turbata. Ho visto che era successo qualcosa, non so se dipendesse da me o da che cosa, ma ho chiesto all'architetto e poi Chiara ha raccontato che praticamente c'era una porta in vetro, stata fatta l'anno prima nel suo appartamento, che si è sganciata dalla rotaia e gli è venuta giù addosso. Cioè, immaginate tipo una porta in vetro così attaccata alla parete, molto grande, del peso di 180 kg, che viene giù. Lei non so come si è girata verso la porta, è riuscita a prenderla, piano piano l'ha accompagnata giù, non si è fatta male lei. Non si è rotto il vetro della porta, per fortuna, perché un incidente del genere può essere anche molto molto grave. Il fornitore cosa ha fatto quando è stato interpellato? Ha detto che non aveva tempo, che sarebbe andato perché aveva delle urgenze, ma io dico, ma questa non è un'urgenza? E se hai delle altre porte fatte così, che corri, i tuoi clienti corrono dei rischi, non vai a vedere. Io prima cosa avrei lasciato quello che stavo facendo e sarei corso a vedere che cosa realmente era successo. Fatto sta che Chiara si dà il lavoro e il giorno dopo andiamo a sistemargli la porta, a mettergliela in sicurezza, anche se non l'avevamo fatta noi. La seconda storia è quella di Francesca. Francesca è una signora che mi chiama per chiedermi dell'assistenza per un lavoro che aveva fatto 3 anni prima e per il quale il fornitore al quale si è affidata non era più di sua fiducia, non voleva più avere niente a che fare perché gliene ha dette di tutti i colori. Solamente che lei aveva PVC sciuco, noi PVC sciuco non lo trattiamo e di base non facciamo nemmeno assistenza a lavori che non abbiamo fatto noi. Gli ho dato il numero di telefono di un'azienda che tratta quel materiale che era piuttosto seria. Passano credo un'altra decina di giorni e mi ritelefona Francesca e mi dice: "Guarda, William, bisogna che vieni te a fare, già che vieni a vedere se puoi fare qualcosa perché io non ho trovato nessuno, anche questa azienda qua non ci voleva andare, insomma." Ho visto un po' la disperazione, cioè mi sono commosso, diciamo così. Gli ho detto: quando la prima occasione che capito in zona Ravenna, vengo a vedere, però non ti prometto che sia nel giro di qualche giorno o anche un mese. Insomma, passa un pochettino di tempo, vado a Ravenna a fare delle misure per dei nuovi infissi. Vado anche da Francesca a vedere. Arrivo a casa nuova, ristrutturata da poco, c'era lei e sua figlia. Come prima cosa mi fa vedere queste due porte blindate e mi dice: "Cosa ne pensi?" Cioè, io non sapevo che cosa dirgli, ho detto: "Come, cosa ne penso? Queste non sono due porte blindate, sono due porte finestre che in PVC che non vanno bene da fare le porte d'ingresso. Non hanno sicurezza, non hanno stabilità. Una delle due porte in alto si era staccata dal telaio perché si era imbarcata, passava mezzo centimetro di aria." Fa: "William, cosa ci puoi fare? Cosa vuoi che ci faccia?" Cioè, sarebbe da rifare tutto, buttare via tutto quello che ha fatto 3 anni prima e rifare da zero. Io non me la sono sentita di proporgli questa cosa, gli ho detto: "Quello che puoi fare adesso è mettere in sicurezza con delle inferriate sull'esterno e per lo spifferò registreremo un pochettino le cerniere, ma non faremo miracoli perché comunque c'erano cerniere da finestra, non da portoncino. Il profilo debole, l'anta era troppo grande, ci sono tante cose, è sbagliata la progettazione, è sbagliata la consulenza, è sbagliato tutto. Poi andiamo a vedere il portone sul di dietro, portone, portafinestra. Aveva addirittura delle chiusure montate sul telaio, degli incontri in acciaio, quindi sembrava che la serratura andasse a infilarle dentro, ma in realtà non c'era lo scrocco che si infilava dentro, cioè quindi erano praticamente finti. Cioè, una cosa allucinante, mi sono vergognato di fare parte della categoria. In ultimo mi fa vedere le finestre: "Queste cosa ne pensi?" Mi hanno detto che hanno tutti i vetri blindati. Allora, avevano messo la maniglia col pulsante e hanno fatto bene, perché quella ci vuole. La ferramenta era potenziata, diciamo così, rispetto a una ferramenta normale, però un vetro non era un vetro blindato. C'era un vetro con due plastici, leggermente meglio del normale, ma non blindato.
E sulla parte esterna della finestra c'erano 4 mm, cioè io faccio la lotta a questo 4 mm, ma il 4 mm è un vetro che se anche la legge te lo consente, cioè è pericoloso, se si rompe viene giù. Io, oltretutto se ti chiedo i vetri blindati di fuori mi dai un 4 mm, cioè un vetro così, cioè, è un foglio di cartone, basta, finito. Cosa ci insegnano queste due storie? Ci insegnano prima di tutto che la colpa non è tra virgolette dei clienti, perché loro quando sono affidati a queste aziende pensavano di aver fatto la scelta giusta, tutti pensiamo di fare sempre delle scelte giuste, però voglio fare presente che quando si scelgono i serramenti, quando si scelgono gli infissi, che sono delle parti fondamentali dell'abitazione, bisogna prestare molta attenzione a tanti fattori: la consulenza, il servizio, la reputazione dell'azienda, quindi leggere recensioni in ogni dove, o chiedere al bar se si va ancora al bar, fare un po' di telefonate, bisogna informarsi della posa in opera, bisogna informarsi della garanzia, cioè le cose sono innumerevoli. Un'altra cosa che si sottovaluta è la posa in opera. La posa in opera insieme alla sua progettazione è il 75% del risultato. Inutile prendere una finestra ottima, una finestra magari di una marca rinomata, ma poi montata male, rimane una finestra ottima ma non funziona, cioè un buco nell'acqua. Anche farsi abbindolare a volte da delle sale mostre bellissime. Andate a leggere le recensioni di cosa dicono di quelle aziende o chiedete un pochettino in giro. Un venditore ti dirà sempre che il suo prodotto è migliore, anche se vende della robaccia. Un altro che ha già fatto lavoro non ha interesse a dire se ha trovato bene, se ha trovato male. Poi è un discorso di aspettative, cioè che cosa mi aspetto, che servizio voglio. Quando io vado a mangiare la pizza mi aspetto la pizza, vado a mangiare la carne, il pesce mi aspetto quello, quando vado in un ristorante stellato mi aspetto la stella. Se vado in un ristorante stellato e non mi aspetto di pagare come in un ristorante normale, se vado a mangiare la pizza non mi aspetto lo stesso servizio che ho in un ristorante stellato. Quindi quelle che ti raccontano prezzo basso, servizio, assistenza, garanzia, prodotto buono, raccontano delle favole. Io le favole le racconto a mia figlia che ha 2 anni, ma noi che siamo grandi non ce le raccontiamo. Quindi discorso prezzo, che è sempre più caro il lavoro fatto meglio, è abbastanza normale. Ma dipende sempre dalle aspettative. Se ho delle aspettative basse mi andrà bene anche un prezzo basso, se ho delle aspettative medie mi andrà bene un prezzo medio, se le mie aspettative invece sono molto alte io andrò da chi fa prezzi alti, ma che non solo fa prezzi alti, che ha il servizio, l'assistenza, la posa in opera, l'onestà, la storia, stessa partita IVA non da 2 anni, c'ha i posatori che è gente italiana, che è gente pulita. O conosco qualcuno che ha già fatto il lavoro lì, ha fatto lavori importanti, no che magari fa le palazzine e devo fare la villa, vado da quello che fa le palazzine, o viceversa, non che devo fare una palazzina e vado da quello che fa delle ville, perché non sarà in grado di servirmi come io voglio. Anche per oggi è tutto, grazie di aver visto questo video. Se hai bisogno dei nostri infissi, del nostro metodo di lavoro, compila il form che trovi qui sotto e io ti ricontatterò entro 24 ore, perché anche la puntualità, il rispetto degli appuntamenti e degli orari non sono cose così scontate come tutte quelle che abbiamo detto prima, ma sono cose che alcuni le fanno, per alcuni sono fondamentali, per altri sono optional. Ciao da William Bisacchi.